Non la diamo? Guarda, veramente non lo so. Qualche idea? Tu che pensi? È una bella gatta da pelare questa. Che fai, inizi con i proverbi? Adesso ti giochi sui proverbi? Con me che sono il mastro dei proverbi. Sai come si dice? Meglio un'anguilla oggi che un uovo domani. L'anguilla oggi, no. Un uovo domani. Tanto va l'anguilla al lardo che ci rimette il codino. Perché provi e poi stai parlando di anguilla? C'è una memoria d'anguilla, tu! Ma perché anguilla? A proposito, ti porto ad Orbetello a assaggiare un'anguilla meravigliosa! Anguilla? Ti ci porto io! Ok. A me l'anguilla non piace troppo, ma la Maremma sì. È una terra che evoca mare, arte, fenicotteri e pesce fresco. Ma anche pappardella al cinghiale, carne e vino. Qui si possono incontrare personaggi eccentrici, butteri e persino vecchi amici. E poi come togliersi il piacere di viaggiare con Gianni? Andare in Maremma, spiaggia, Maremma, la Feniglia, l'ultima spiaggia. Beh, è pieno di radical chic, dai. Cioè, lo sai chi sono i radical chic? Sono i ricchi, i di ricchi... sinistra che voglio fare i finti poveri. Bravissima. E vivere in mezzo a un, per esempio, a delle cannucce in Maremma è più chic. Se poi però c'hanno IKEA alle pareti, poi però c'hanno i burri alle pareti. Eh sì. Questo è l'ombelico del mondo. Però Capalbio non è solamente radical chic, per esempio ti porto a vedere Capalbio vecchia perché è meravigliosa, dove entreremo noi sulla Porta Sanese. Senese. Questo è l'ombelico del mondo, senti che sale questa energia, questo è l'ombelico del mondo. Oh, l'ombelico del mondo. Quanto mi fai ridere Gianfranco, guarda. Ti porto a vedere veramente qualcosa di magico. Siamo a Capalbio, entriamo proprio nella parte principale. Guarda che roba, guarda che spettacolo. Oh, entriamo proprio nel predominio dei Medici. Guarda che porta, guarda. Bella, proprio vecchia. A fiery ring. Guarda dove ti ho portato, guarda, Maremma, dove i miei nonni sono nati qui. Si vede Orbetello. Sei di origine maremmana? Sì. Per quello sì. Si dice Maremma Maiala. È vero. Ma scusa. Mentre ci godiamo lo splendido panorama, incontriamo il giornalista capalbiese Claudio Bellumori, che ci porta a fare un giro. Questa è tutta una struttura del periodo dell'undicesimo secolo. Successivamente Capalbio è stato anche sotto la dominazione medicea. Poi via via, fino ad arrivare, diciamo, ai giorni nostri, Capalbio è diventato comune poco tempo fa, è un comune giovane. È diventato autonomo 42 anni fa, perché prima era sotto Orbetello. Io vivere così, col sole in fronte, e felice e calmo, beatamente. Voglio vivere e goder l'aria del monte, perché questo incanto non costa niente. Ah, questa qui sembra... Sai quelle vacche piemontesi? Ah. Che hanno proprio due sederotti un po' più sviluppati degli altri, è vero? Invece di essere una vacca piemontese cos'è? Questa è la Nana, è un'opera di Niki de Sanfal, un artista molto legato al territorio di Capalbio, tant'è che ha lasciato un'impronta importante che è rappresentata dal Giardino dei Tarocchi. Andiamo a vederlo? Sì, andiamo a vederlo, però ti voglio dire anche l'ultima parola, Claudio, sì. Questa è importante. Lo sai a chi l'assomiglia quella? A chi?
alla donna felliniana. È vero. Non saremo nel posto giusto. Io qua vedo solo rosmarino, alloro per farci il pollo. E l'arici, guarda, l'arici, l'arici. Show me the way, ecco. Beh. Don't ask why. Questa l'ha fatta Niki San Fall, è bellissimo, guarda che colori. Però, chi ti ricorda? Philip Stark. A me Gaudì. Tu li conosci però. Scusate, ma sarebbe chiuso il giardino, come mai siete qui dentro? Ma scusi, scusi, che è il guardiano del giardino? Sono io uno dell'equipe che ha costruito, ha aiutato Niki San Fall a costruire il che giardino. Che c'aveva, 10 anni quando? Quasi, 19-20 ce ne avevo. Lei ha iniziato nel 79, io personalmente ho iniziato nell'81-82. Lei ha rappresentato con le sue sculture le 22 carte dei tarocchi, che sarebbero gli arcani maggiori. Ha preso spunto da questi... Sì, perché lei piaceva l'esoterismo, gli piaceva queste cose. Ma non posso salire? La ruota, no, com'è? Com'è che si faceva? Ma come che si la luna maga nera, non esiste la luna nera. La luna nera, cioè non esiste. Nera. Questa piazzetta che carta è? Oh, qui siamo dentro il castello, praticamente, che rappresenta la figura dell'imperatore. Guarda, quella colonna è addirittura incompiuta. Perché lei ha voluto così. Dopo la sua morte non doveva essere toccato più niente. Qui siamo proprio nel cuore del giardino dei tarocchi, qui è dove lei viveva, ha vissuto. Bello. Che spettacolo, ma questo ma sembra la casa ai specchi. C'è pure il camino. Sì, c'è dei maghi, guarda che roba. C'è tutto, ci sono anche riscaldamenti sotto a pavimento. Cioè lei viveva qua? Lei viveva e ha vissuto per diversi anni e creava le sue opere qui. Qui c'era tutte le sue sculture, qui era pieno di colori, erano pieni di pennarelli, era... Un caos organizzato. Scusa, devo andare al bagno, dov'è? In fondo a sinistra. Ah, qua. Ci mettiamo seduti qua. Bene, io vi lascio perché devo andare a fare delle cose. Ci si vede poi io dopo. Io aspetto qui Michela. Benissimo. Scusa, scappiamo un secondino, dai. Andai. Ti faccio i tarocchi adesso. I tarocchi? Sì. Io sono bravissima a fare i tarocchi. Cioè, adesso che fai? La maga? Tu sei imprevedibile, cara Michela, sei imprevedibile. Sei un po' matto, la folie, madness, la pazzia. Beh, è vero, sei un po' matto. Ti sposi, Gianfranco, il matrimonio, ti sposi. Ti sposi? Il cinghiale. Il cinghiale? C'è un cinghiale. Che c'entra il cinghiale adesso? Non lo so, c'è un cinghiale. Il cinghiale, ma dai, il cinghiale sui tarocchi non c'entra. C'è un frantoio. Il cinghiale, il frantoio, ma veramente, guarda, non ci capisci con i tarocchi. Ho capito che siamo su una casa di spirito. Spiriti. Casa di spirito? Comunque i tarocchi sono stati chiari. Cinghiale e frantoio. Oh, Tony! Ciao, grazie, Tony. Grazie a voi della visita. Un'esperienza mitica. Sono contento che vi è piaciuto. Dove possiamo andare a mangiare? Su Accapalbio c'è una cantina dove fanno dei liquori eccezionali. Poi potete andare a mangiare al frantoio, dove fanno delle pappardelle alla cinghiale buonissime. Ma dai, non è possibile! Ma sì! Che? Ma cioè tu avevi ragione, cinghiale prima con tarocchi! È Sava Sandir che ho ragione. Sava Sandir. Chi è Sava Sandir? Non lo so, non lo conosco. Ma perché lei è istrionica? Ciao, buongiorno. Mi manda al giardino dei tarocchi. Ciao, sono Michela. Ciao, Gianfranco. C'è il giardino dei tarocchi, vabbè, è il signore che lavora là. Posso venire lì? Prego, prego, vieni. Non ho detto che tu fai qua gli amari, le grappe, fai tutto da solo. Io faccio circa 23 tipi di liquori diversi. Adesso io ti farò vedere come si prepara il liquore. Ti voglio preparare un mirto. Perché il mirto, scusa, non è sardo? No, il mirto è una pianta tipica della nostra flora mediterranea. Quindi il mirto è questo. Questo è un infuso che ho preparato. Cos'è un infuso? Dopo che abbiamo raccolto le bacche,
praticamente le mettiamo a macerare con alcol puro. Allora andiamo innanzitutto a pesare dello zucchero. Aspetta che... E quanto deve essere lo zucchero? Lo zucchero viene messo in proporzione al liquore come lo vogliamo fare. Adesso vediamo, cerchiamo di pesarlo. Una cosa mi dimenticavo, questo è un succo di amarena, è un altro frutto che ci metto volentieri perché gli dà qualcosa di particolare. Acqua e zucchero. Acqua e zucchero, che poi è la prima fase, diciamo, della lavorazione del liquore. Aggiungiamo del succo di amarena. A occhio, come direbbe invece Gianfranco, un amico Arricchia. Poi, una volta sciolto lo zucchero e aggiunta l'amarena, aggiungiamo in proporzione l'alcol. In questo caso aggiungiamo 200 cc di alcol. L'ultima fase, diciamo, del liquore è quella dell'aggiunta degli infusi. Allora, in particolare andiamo ad aggiungere l'infuso di rosmarino e per ultimo poi aggiungiamo l'infuso di mirto, ok? A questo punto però, come tutte le cose, ha bisogno di un periodo di riposo. E quant'è? Ma mediamente lo teniamo in un contenitore per circa 20 giorni. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Ciao, come ti chiami? Io mi chiamo Aura, signore. Aura, buongiorno, buongiorno. Maria Concetta. Maria Concetta. Sì. Però quando sei in cucina bisogna che tu ti senti i capelli. È vero. Fermo, non ti arrabbiare. No, non mi arrabbio, è vero. Scusate, Concetta. Eccolo qua. Però oggi che ricetta facciamo? Oggi facciamo. La pappardella al cinghiale. Pappardella al cinghiale. Però qui sono famose le pappardelle al sugo di lepre. Cioè, ma no, siamo in Maremma, no, cinghiale? No, nel grossetano tipico è il ragù di cinghiale. Allora, fondo. Di fondo, comunque, di base, di partenza, l'olio extravergine d'oliva. Sì. Poi sicuramente un po' di cipolla. Lo spicchio d'aglio che siamo andati a schiacciare. È tolto dalla camicia. È tolto dalla camicia. Allora, facciamo soffriggere. Deve indorare un po' la cipolla. Sì, bene. Poi aggiungi la carne. La parte, diciamo, del cinghiale, qual è quello che viene fatto il ragù di cinghiale? Il coscio. Il coscio. Mettete solamente cinghiale o mettete solo anche maiale? Quanto tempo deve fare? Quando l'acqua si è evaporata aggiungi il vino. Ecco, il vino rosso. Rosso. Basta. Perfetto. Col vino rosso adesso aspettiamo che si asciughi completamente il vino rosso. Quanto tempo ci vorrà? Ma 5 minuti. Sta facendolo. 5 sta... minuti, bene. Scegliendo le corde vocali. Sì, bene, bene, bene. Una foglia di lauro. Il peperoncino. Un pizzico di sale. Allora, una volta fatta questa, mettiamo il concentrato di pomodoro. Un po' d'acqua di cottura. Perché mettete il concentrato? Per dargli più forza, più struttura? Perché se noi mettiamo direttamente la salsa, il sugo viene slegato. Rimane qui il sugo e là la carne. Noi mettiamo tipo una percentuale di carne e due di pomodoro. Perché è forte il cinghiale. Con il ragù di mangio si fa al contrario. Allora, quanto tempo deve cucinare? 45 minuti. Aspettiamo 45 minuti. Senti, io ho un'idea. Tu mi puoi aiutare forse? Dimmi, dimmi. Allora, io adesso ti scrivo una cosa, mi fai un'etichetta personalizzata? Come no? Tutte le etichette le faccio da me, tanto. Bravo. Ok? Vai. Grazie mille Gianfranco, sono gentilissimo. Grazie a te, ciao. E buona giornata. Grazie, ciao. Mettiamo giù le pappardelle? Vai, pronto? Seppia. Bene, eccola qui. Io ci voglio parmigiano. Oh, questo qui. Sono fantastiche. Brava. Ciao Concetta, grazie. È stato veramente un piacere. Ciao. Arrivederci. Ciao. Ristorante in Ciao. Cucina. Siete fantastici. Fantastici. Grande. Per due bei piatti di pappardelle al cinghiale servono 150 g di coscio di cinghiale macinato, una coppetta di concentrato di pomodoro, una coppetta di polpa di pomodoro, 250 g di pappardelle fresche, mezzo bicchiere di vino rosso, olio, un aglio, mezza cipolla, 5 foglie di alloro, parmigiano reggiano grattugiato. Procedimento. Fate in padella un fondo con olio, cipolla e aglio. Metteteci il macinato e quando l'acqua si è evaporata aggiungete il vino. Quando il vino si è ritirato mettete anche le foglie di alloro e un pizzico di sale.
A questo punto aggiungete il concentrato di pomodoro, un po' d'acqua e la polpa. Fate cuocere per circa 3/4 d'ora. A parte, fate cuocere le pappardelle e unite tutto in padella saltando. Impiattate con una bella spolverata di parmigiano. Michela, ci stiamo avvicinando alla missione, alla nostra. Ma l'anguilla però non piace. Io mi sono portata avanti e mi sono presa, perché l'anguilla è grassa, un amaro che sgrassa, capito? Sono un amaro che sgrassa. Dai, fai, lascia stare, sennò diventi ciucca. Sai che non lo sapevo che avevi fatto anche l'amaro, tu? Ma non me l'hai mai detto questo? Ma non me l'hai mai detto? Ma io? E chi è che ha fatto questo? Siccome che tu ogni tanto mi fai qualche tarocco, no. E sicuramente tu sei una streghetta. Guarda Michela, ci fermiamo, no. Ci sono dei fenicotteri, guarda come ma si alzano in volo. Dai, vediamo quando si alzano in volo. Ma perché Betty Watson? Bird watching, guardano gli uccelli. Bird. Siamo in Italia, Allora, sai cosa fanno? Guardano gli uccelli, va bene? Ma sì, ma siamo in Italia, vediamo gli uccelli. Salve, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, signora. Michela, ciao. Io, Roberta. Ciao Roberta, io sono Vicente. Posso? Che stai guardando, Roberta? Sto guardando i fenicotteri in laguna. Guardate che meraviglia. Scusami, ma quando nasce questa OSI? L'OSI è nata nel 71. È nata nel 71 perché era già frequentata da ornitologi e poi il nostro presidente onorario Fulco Pratesi, insieme a un ornitologo tedesco, Reiter, ha scoperto che qui nidificava il Cavaliere d'Italia, che è un uccellino bellissimo, bianco e nero, con le zampine rosa. Quanti fenicotteri ci sono qui? Fenicotteri 4-5 mila. Ecco, e questo è il momento in cui stanno per partire. Dove arrivano? In Sardegna, in Puglia, in Camargue. Italiano. Anche Camargue. Come? È vero che li chiamano anche i flamenco. Esatto. Perché vedete il movimento che fanno con le zampe per smuovere il terreno, per il fango. È vero, così. È vero, guarda. Ma quella non è un uccello. Quella è... È Francesca Reggiani quella. Francesca Reggiani. Non so, avrà anche bevuto troppo amaro Pisani, ma quella mi sembra Francesca Reggiani. È vero! Francesca! Gianfranco! Ma che sta a fare lì, mannaggia? Ci incontriamo? Scusa, eh. Andiamo. Sto guardando i fenicotteri, vedo Franceschina. Come stai? Che c'è Michela? Eccola! Finalmente! Ma scusa, ma che ci sta a fare con questo canno chiaro? Beh, stavo guardando. Puoi dare una sbirciatina sul tuo sì, prego, perché il mio è un po' fallace. Sì, non è grave. Grazie. Quelle che cosa sono? Dei topi? Queste dicevo. Sono nutrie. Che servono queste nutrie? Le nutrie sono arrivate in Italia importate dal Sud America perché servivano per fare una pelliccia di castorino. E poi non era molto bella. Insomma, non è proprio il massimo andare in giro con la nutria addosso. No, che dici, Vissani? Direi proprio di no. E infatti le hanno liberate tutte. Se noi siamo venuti qua perché lui mi porta a mangiare l'anguilla. Allora, sì, ma lei la devi cucinare con me. Oh, questo volevo io. Che è una rarità, quando mi ricapita. Volete venire alla cooperativa dei pescatori? Orbetello? Sempre sì. Dritto? Questa è la laguna di Ponente. E sopra c'è Albini, Alberese, Lucellina. Quindi, là. Sole. Brava. Oh, finalmente una che non gli è morta la maestra in terza elementare. E quella è di Levante. Cioè, tu veramente sei cresciuta qui. I miei genitori arrivarono qui nel 57, Gianfranco. Si sono comprati un pezzo di terra, quindi mia sorella ed io e tutte le mie siamo abituate a venire qui da quando avevo 7 mesi. Magari ti sei anche sposata qua. Brava. Ma dai, veramente? Sì, perché io il mio primo marito, se vi interessa, l'ho conosciuto qua. A Orbetello ci sono storicamente 2 cinema, Gianfranco. E lì ci hanno dato il primo bacio. No. Ma dai.
Ragazzi, questa è la cooperativa dei pescatori. E questi qui sono i pescatori. Pescano le anguille? Sì. Pescatori di anguille, ecco, e altro. Lui stamattina andava a pescare le anguille. E tu che vai a pescare? Io vado a pescare le spigole. Tu come ci vai a pescare? Lui con il barchino. Okay, io la barca non la voglio vedere. Tu come vai a pescare? In macchina a piedi. Perfetto, vado con lui. Tu con chi vuoi andare? Ottimo. Visto? Ciao. Allora ci dividiamo, già capito com'è. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva bene. Queste come si chiamano? Barchini noi li chiamiamo. Barchini proprio per la pesca dell'anguilla? Sì, sono stretti e lunghi, pratici da maneggiare con la struzza. Questo voi mettete questa cannucciata apposta per le anguille? Sì, questa è una barriera che mettiamo a ottobre quando l'anguilla si prepara a emigrare. Eccoci, guarda. Vengo verso di te. Opera. Come facciamo a tirarle su adesso? Ecco qua, questa la noi chiamiamo martavello, questa è la coda. Cioè, praticamente com'è? Che tira fuori il martavello. Guarda quante anguille! Che bello! Mamma mia! Capitone, vedi, qui ci sono già due tipi di anguille, no? Praticamente non hanno fatto ancora la metamorfosi. Marco, allora, la rete è come, diciamo, tra virgolette, è come quella dei gamberoni rossi? Certo, sì, c'ha un'entrata un po' più grande, come vedi, là in fondo. Vedi? Sì, sì. Questa è poi praticamente sempre a chiudere, sì, sempre a chiudere. Un po' più stretta. Abbiamo pescato un capitone, mi ha detto, no? Insomma, è una bella. C'è già da vero, una porzioncina. Lo cuciniamo, adesso. Come vedete? Sì. Abbiamo delle chiuse, sì, in cui il pesce segue le maree, quindi, sì, quando l'acqua del mare, sì, entra in laguna, i pesci sentono questa differenza e risalgono. Perfetto. Loro stanno preparando la rete che serve per catturare i pesci che si trovano all'interno di questa gabbia di cattura. In questo momento abbiamo le spigole, ecco, di laguna, non di allevamento. Ma queste si possono pescare adesso? Certo, come no. Quando dopo arrivano qui, lui con la corda tira, i piombi si chiudono e si forma un sacco. Sì. Quindi i pesci non escono più. Sì. Mamma mia! Poi vengono, sì, presi con il coppo. Ah, lei ha già preso il coppo, bravissimo! Vai, si aspetta voi! Tanto pesa la chiave! Ah, ah! Scusami, non volevo. Non me la perdonerò mai! Non guardare. Non guardare perché sono ancora sempre vivi. Ecco. Dai, prendiamoci sto pesce. È vero, andiamo, così comincia a cucinare. Così ce lo portiamo a Vissani e magari ci cucina pure questo. Dov'è la cucina, Michela? Tu che sai tutto? Vissani? Vai, andiamo! Siamo arrivati! E dov'è? Vieni con me. Guarda qua che roba! Oggi facciamo l'anguilla in umido, anche detta l'anguilla in tegame. E pere come? Facciamo cascio e pere. Questa settimana siamo in Maremma. Ma no, la Maremma amara, la Maremma maiala. La Maremma di Capalbio e del Giardino dei Tarocchi, dove io ho fatto i tarocchi. La Maremma di ottime pappardelle al cinghiale e di splendidi fenicotteri rosa. A proposito, chi potevamo incontrare tra i fenicotteri? Ma Francesca Reggiani, no? Adesso stiamo per compiere la nostra missione, assaggiare l'anguilla di Orbetello. Buongiorno! Buongiorno! Ciao, buongiorno. Come ti chiami? Davide, piacere. Che piatto facciamo oggi? Oggi facciamo l'anguilla in umido, anche detta l'anguilla in tegame. No, tegamaccio, come si chiama nella miti... Tutto potevo credere nella mia vita tranne che trovarmi ai fornelli con Vissani. Scusami, Francesca, prima di tutto dove sta Michela? A pulire il pesce. Perché? Lui viscera. Se vieni qua e puoi fare questo lavoro qui, guarda. Stai calmo e non ti tagliare un dito, no, eh? No. E ti metti qui, come vedi, appena scottate, perché, sì, devono rimanere croccanti, e le adagi qui sul piatto, ti diverti, vedi? Fai altro, vedi? Grazie. Parliamo di anguilla tegamaccio, sì, basi, sì, parti. Allora, innanzitutto serve un'anguilla
non di grandi dimensioni. Come sappiamo, l'anguilla è sempre pesce molto grasso. Media, quella che va di più. Sì. quella è questa qui. Questa qua, sì. Sì. Essendo un pesce grasso, quindi più grosso è il pesce, più quantità di grassa abbiamo. Cioè, tu l'hai già pulita della prima pelle o queste non le pulisci? No, queste non vengono pulite. Non viene pulita perché, come sappiamo, essendo un pesce grasso, sì, è molto difficile da cucinare. Perché? Innanzitutto può rendere difficile la cottura attaccandosi ai tegami, alle padelle. Grazie. Tu lo metti lì, fai proprio spadellare rapidamente. Sì. Questo processo di cottura fa sì che l'anguilla sgrassi ulteriormente. Sì, il grasso c'è in eccesso, lo getti via o lo lasci dentro? Lo gettiamo via. Ah, bene, questa è un'altra operazione giusta. Nel frattempo prepariamo la cipolla. Cipolla, allora. Una cosetta leggera. Allora, facciamo un trito di cipolla. Allora, prendiamo la casseruola. Prendiamo la casseruola. Che io ti ho aiutato, Davide, sto ti facendo il comì, tu taglia le zucchine. Io già fra, guarda, ne ho fatte mezzo piatto. Beh, vabbè, ma poi dopo, guarda. Tesoro mio, mica sono la clerici, oh. Ecco, perché fai due cotture tu? Due cotture perché l'anguilla è un pesce che ha bisogno di tanto tempo per cuocere. Ah, quindi nel frattempo che noi prepariamo un soffritto cipolla e aglio e peperoncino, sì, portiamo avanti la cottura per l'anguilla. Sì. Una volta fatto questo aggiungiamo il peperoncino. Giusta bene il piccante. Certo, certo. Olio extravergine d'oliva, cipolla trito, 5-6 spicchi di aglio, peperoncino. Quanto tempo devo cuocere? Circa un quarto d'ora, che sì, si rosola bene il tutto, e sì, poi aggiungiamo la salsa di pomodoro. Ecco, questo è un quarto d'ora? Aia, che non so chi sa di che ne pensa. A fuoco basso, Perché Gianfranco la salsa di pomodoro? Perché a proposito, senti? Perché essendo un piatto in umido ha bisogno della consistenza più o meno liquida. Ecco, quanto pomodoro? Abbastanza, perché come ho detto prima è un piatto che deve essere bello umido. Questo una ventina di minuti, il tempo che il pomodoro cuocia. Unisci. Sì. Quanto si deve unificare il fondo, il soffritto di aglio, cipolla, peperoncino insieme all'anguilla? Circa un'altra mezz'oretta per completare la ricetta. Ecco, ma deve rimanere così denso? Deve rimanere così denso e ora aggiungiamo i pisellini e aggiungiamo sale e acqua. Sale e acqua. Ma l'anguilla è un pesce? Beh sì. Ora una puntina di sale aggiungiamo. Ecco. Una puntina? Mentre che tu fai questo, guarda, metti le zucchine così, guarda, così. Guarda, così. Mettiamo questo. Questa è cannella. Cannella? Sì. Ci metti una foglia di salvia, l'aglio tritato. Scusa Gianfranco, ma tu ci metti pure l'anima? Sempre. Perché quando vedi quei cuochi un po' impomatati in televisione, quelli che ti fanno un po', sì, che ti cercano, che arrancano, dicono sempre per togliere il sapore del coso, togliere l'anima verde, invece no. Guarda, fai così. Gianfranco? Sì, ti sento. L'anima dell'aglio, tu lo tieni? Sì. La tieni? Sì, perché se no dopo non sa più di aglio. Si sente meno. Se per caso non vogliamo sentire l'aglio, Francesca, ma ce lo mettiamo? No, facciamo tre volte in acqua bollente, lo facciamo sbollentare. A questo punto abbiamo il carattere dell'aglio, ma non sentiamo quella che pesante, rimane, sì, un po' bravo, forte. Bravo. Questa operazione deve essere fatta a strati, vedi, la lasci lì per un giorno. Per un giorno? Già, per la sera, per la mattina, per la sera. Se la mangeranno loro domani. Guarda, allora si prende il sapore, guarda, ecco qua. Vedi? E via. Scusate, ecco, questo. Tu senti che profumo che ti dà. Beh, allora, è di sani, ma è così. Mi commuovi. Ma no, lo sai. Ma Michela, chissà se avrà finito quello di pulire. Michela! Di pulire. Fatti pulire le spigole. È così, ma tu ti rendi conto? No. Dove le metto? Ma le spigole, lì. La nostra missione è l'anguilla. Beh, però pure le spigole, lavati le mani. Adesso guarda, questa non ce la fai? No, questa è niente. Questa è niente. Perché la nostra missione è l'anguilla. Queste le fanno dopo loro, sono contento. Impiattiamo questa anguilla in Umbria, detta tegamaccio. Sì. E qui invece anguilla al tegame in umido. Sì. Vai, allora. Michela. La nostra missione? Sì. Sentiamo un po'. Missione compiuta, ti assaggia. Assaggia. Non è 80 gradi, no? No. Buona, bravo. È sgrassata, che dici?
Vedi che bravo. Non si sente il grasso. Non sono venuta. Bravo. Missione compiuta. Vai. Ciao. Ciao. Ti do un bacio. Ciao. Grazie. Straordinaria persona. Ciao. Ciao Davide. Per un tegamaccio di anguilla in umido avete bisogno di un'anguilla di medie dimensioni, 4 mestoli di salsa di pomodoro, mezza cipolla, 5 spicchi d'aglio, 200 g di pisellini, olio, peperoncino. Per sgrassare l'anguilla, tagliatela a pezzi e spadellatela in olio. A parte, fate un soffritto di cipolla, aglio e peperoncino. Unite la salsa di pomodoro e fate cuocere per 20 minuti. Mettete i pezzi di anguilla nella padella col pomodoro e fate cuocere un'altra mezz'oretta. Nel frattempo aggiungete i piselli, un po' d'acqua e il sale. Impiattate e il gioco è fatto! E la prima missione è stata compiuta. Per scegliere la seconda missione dobbiamo interrogare di nuovo i tarocchi. Dai, ancora con ste carte, Michele. Certo. Dai. Mamma mia, basta. Lasciami stare. I tarocchi parlano. Ma quali tarocchi? I tarocchi parlano. Oh, sì. Prima carta. Ai. E corna, Le corna. Speriamo che abbiano fatto le corna. Ma no, mi ricordano la vacca maremmana, le corna. Beh, sì, dai, siamo qua. Vabbè. Poi, il fuoco. Mi ricorda la cucina, il ricordo del peposo. Mare in mano è uno stufato fantastico. A proposito, la nostra missione, brava. Aspetta, la nostra missione. Aspetta, c'è un'altra carta. Che è? La marchesa. Che c'entra la marchesa? Se il tarocco dice che c'è la marchesa c'entra. La marchesa c'è, ma non si vede. Ma che c'entra la marchesa? La marchesa. Tarocchi sono chiari. La nostra missione sarà il peposo maremmano. Ma cosa vorrà dire la marchesa? Ma qui c'è nessuno? Ti posso aiutare? Ciao Michela. Ciao, senta, questa qui è un agriturismo, che cos'è? Questa è una grossa tenuta, è una tenuta da 500 metri. Ma si può parlare con qualche dubbio? Mi chiamo un attimo la marchesa, solo grazie, un attimo. Grazie. La marchesa è Gillo? Gillo. Oh. Il marchese del Grillo. Oh, ma la marchesa, Codarocchi, ma ci prendi? Hai visto? Tu sei forte. E tu avresti dei dubbi? Io dei dubbi no. State discutendo, cosa dite? Ma noi discutiamo sempre. Sì. Buonasera. Piacere, piacere. Onoratissimo. Prima di tutto, che come si chiama questa? La Parrina. Da dove prende questo nome? Prende questo nome probabilmente per il fatto che questo territorio è stato occupato dagli spagnoli. Parra in spagnolo vuol dire pergola. Cosa ci fa? Tutto, io non riesco a camminare senza dare una potatina, ormai è diventata una. Se lei gira così. Sì. Allora, c'è la possibilità di visitare un vivaio molto specialistico di piante mediterranee. Io voglio visitare questo perché io nel mio terrazzo ho bisogno di piante, che hanno bisogno di poca acqua. Ma quale piante? Mica c'ha tutte secche sulle piante. Se appunto, per quello mi servono queste piante qua con poca manutenzione. Scusi, ma qui non c'è un formaggio da mangiare qualche cosa? Certo, c'è la perla dei miei occhi. Si chiama la perla dei miei occhi? Si chiama Guttus. Ah, scusa. È un erborinato di pecora. Buono. Grazie, Marchesa, è stato un piacere. Bene, a più tardi. Sì. A più tardi. Io vado a prendere le piante. Tu? No, tu le rovini le piante. Io vado a sentire questo Guttus. Eccoci qua, Roberto, siamo arrivati qui. Guarda, questo formaggio erborinato di pecora nasce qui su queste pianure. Nasce alla Parrina, sì, su alla, queste pianure. Cioè un nome così, ma è un nome preso così o studiato però? Il significato di Guttus in antico etrusco è re, vuole essere il re dei nostri pecorini. Facciamo queste pere come? Ti faccio un dessert come si fa noi. Allora, dai. Facciamo cacio e pere. Metto un po' di zucchero in tegame. Guardate. Questo è il nostro insanto, Sì. Cioè, perché fai questo lavoro? Hai messo lo zucchero? Sai, voglio caramellare un attimo lo zucchero, voglio dargli un po' di zucchero. Sì, appena un tocco. Faccio una pera cotta nello sciroppo di vinsanto, va bene, sì. Poi la riempo con una salsa di Guttus, ricotta e pera stessa. Prendo le mie pere. Ah, senza proprio così, No, no, le ho lavate prima, sì, chiaramente. Sì, le ho pulite, senza però... togliere... No, me le metto al tegame tranquillamente. Il sole, ecco.
così con pinsanto, un romaiolino di acqua, vabbè, per dargli un po' di liquidi, anche perché gli faccio fare 30-35 minuti di cottura a fuoco lento, coperte. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina. Noi siamo specialisti in piante di tipo mediterraneo. È perfetto per il mio terrazzo, perché io non mi scordo di dare l'acqua. È un terrazzo ventilato e mi piacciono le piante che hanno bisogno di poca manutenzione. Vicino a un ruscello che devi, non so, un giorno un papavero in acqua per... Ah, scusate, è la pianta che mi è cascata. Ah, va bene, pensavo va bene. Pensavo andasse addosso alla Marchesa, mi scusi. No, no. Pigliare una papera come si fa? Non puoi tu pigliare... Se vogliamo andare a mangiare una pera con un po' di zucchero e un po' di formaggio Parrina, possiamo proseguire. Perché siete non fa invitati. Sapere al giardiniere quanto è buono il formaggio con le pere. Ecco, era esatto. Il giardiniere? Roberto, allora abbiamo raggiunto la cottura delle pere, penso. Sì, ormai sì, siamo sì, sono pronte, 40, si sono anche raffreddate. 35 minuti, non so. 35 passati. Minuti, questa è seconda la grandezza della pera, benissimo. Gianfranco. Allora, adesso salsa... cominciamo a preparare la salsa, vai, da mettere. Vai. Per cui mi prendo una pera. Vedo. Io la salsa la faccio con una parte della pera cotta. Sì. Va bene? Ecco. Allora, poi ci mettiamo la nostra ricotta. Sì. E poi gli diamo un pezzettino, scusami. Frulli tutta questa cosa? Sì, questa cosa la frullo tutta adesso. Hai fatto un ripieno... Di guttus, ricotta e pera. A questo punto la nostra salsa è pronta. Allora noi possiamo cominciare già a preparare la nostra pera, se vogliamo. Sì. Per cui la taglio a metà. Sì. Ho preparato un misto di noci, pinoli e mandorle, va bene, di contorno al piatto, un croccantino, ci siamo fatti in casa, l'ho preparato questo prima, va bene, e poi con una goccia di miele, guarda, come ti sembra, che dici? Ma chi è? Chi è arrivato? Ma chi è? Ta-da! Tan, 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 tan. Ma tanto scappi? Siamo qua, volevamo assaggiare il formaggio con le pere. Dai. Allora. Cosa avete fatto? Di chi è questa ricetta? Assaggia. Vai. Come? Vai, scusa. Gliel'hai insegnata a Gianfranco? Ma scusa, tu vai sul guttus. No, tu vai sul guttus e bimbacciona. Non sai perché? Buonissima. Te lo dico subito perché ti devo dare da assaggiare un dito di vino da bere con questo guttus. Alla vostra vita, alla vostra felicità. Altrettanto. Grazie infinite. Formaggio guttus e pere. 5 pere, 200 g di zucchero, 200 ml di vinsanto, 100 g di ricotta, 100 g di formaggio guttus. 3 noci, 10 pinoli, 5 mandorle, miele. In una casseruola fate uno sciroppo con vinsanto e zucchero. Disponete le pere intere e aggiungete un mestolo d'acqua. Coprite e lasciate cuocere a fuoco lento per circa mezz'ora. Fate una salsa frullando la pera cotta tagliata a pezzi, la ricotta e il formaggio guttus. Tagliate le pere a metà, ma non togliete la buccia e scavate per togliere il torsolo. In un piatto piano mettete un po' di sciroppo ottenuto col vinsanto e sistemate le due metà della pera. Riempite la cavità del torsolo con la salsa. Aggiungete una pioggia di noci, pinoli e mandorle tritati. Un croccantino e una goccia di miele per completare. Al contadino non far sapere. Michè,
Ma che ci farai con tutte queste piante? Ma dove vai? Ma dove vai? Senti, sono le piante per il mio terrazzo. Queste me le ho prese dalla Marchesa, capito? Lei mi ha detto che bisogna sempre potarle. Ma non devi potare qui, dai! Ascoltami, poi guarda il panorama, guarda che siamo in Maremma, guarda che paesaggi, sono inusuali proprio. Ma lo so perfettamente dove siamo, guarda, siamo vicino a Calamone. Sai che è successo a Calamone? No, non lo so. Garibaldi si è fermato a fare rifornimenti. E si è fornito di tutto. Si è fornito di cibo, di munizioni. Ma ferma, no, ferma con queste forbici. La Marchesa mi si è bisogno. Ma dai, eccola. Aspetta, ma no, dai. Entra la luce. Ah! A Calamone abbiamo appuntamento con un pescatore che è molto attento alla tutela dell'ambiente. Questa che è? La rocca di Calamone? La rocca di Calamone. Qua sono arrivati i garibaldini, insomma Garibaldi. Tu sapevi questa cosa? Che erano 1300 quando sono partiti. Qua 300 se ne sono andati. Sai perché? Che non hanno voluto giurare fedeltà al re, erano repubblicani. Signore... Buongiorno, buongiorno. Ma lei è garibaldino ancora? Magari. Buongiorno. Come sono Paolo il pescatore. Paolo il pescatore? Paolo, sì. Chiamano tutti Paolo il pescatore. Chi sei nella vita? Ma diciamo Paolo pescatore. Paolo il pescatore, ma colui che da tanti anni si batte per la salvaguardia del mare e dell'ambiente. Che hai fatto? Ho cominciato a denunciare il degrado ambientale dovuto dall'uomo, che per pescare distruggeva la fonte di ricchezza, il mare. Qual è il sistema di pesca che distrugge il fondale? Ci sono dei sistemi di pesca che sono molto impattanti, che è la pesca a strascico, che fatta entro 3 miglia in acque vietate distrugge completamente i fondali e impoverisce la fauna e non si pesca più. Abbiamo messo lungo la costa, tutta la parte che va a Porto Santo Stefano fino al fiume Ombrone, una serie di blocchi di cemento per bloccare i pescatori illegali, ma sono una casa naturale per i pesci. I pescatori, siccome la mappa è segreta, hanno provato a entrare dentro le 3 miglia, ma per chiappando i blocchi spaccano tutte le reti. Ci fa assaggiare un po' di pesce? Volentieri, volentieri. Abbiamo pescato anche delle belle seppie. Va bene. Io, siccome che tu non sono convinto che mi fai spaghetti, li cucino io, ti dispiace? No, sono contento. Questo allora, cosa prendiamo, maschio o femmine? Una femmina, che è sempre meglio. Come si riconosce il maschio dalla femmina? Dalla riga, la riga continua bianca, vedi? La riga questa? Questa qui è un maschio. No, è femmina. Come la riga continua bianca. Non ce l'ha. Questo è il maschio, vedi? Dammi la femmina. Dammi la femmina. Quella femmina è più grossa? Vedi? Allora, qui si fa un piccolo taglio. Vedi che manualità che ha? Si fa così. Vedi? Si gira, ok, ora leviamo la sacca del nero, ora con i guanti si fa un po' peggio. Non vorrei essere troppo ignorante, ma... Ecco la sacca del nero, noi bisogna recuperare le uova, con il guanto si lavora un po' peggio, ecco. Eccole qua. Grazie. Mi scuri la pasta? Sì. Vai. Aspetta. In Maremma ho appreso delle verità fondamentali. Anche le Marchese hanno i tic, quelli della potatura per l'esattezza, e il formaggio con le pere è davvero buono. Sul nostro cammino verso il peposo maremmano, con piante e piantine in macchina, si è palesato Paolo il pescatore. Paolo ci ha subito invitato per una pasta alle seppie in barca. Ma come se la caverà Gianfranco in una cucina così piccola? Abbiamo detto di fare due spaghettini, no? Uh-huh. Siccome che spaghetti è una... siamo su una barca, dunque praticamente penso di avere un po' di difficoltà. Facciamo le penne. Facciamo le penne. Metto giù le penne, sì, perché tanto si cuociono. Okay. Non me la fa scotta, eh? No, me la faccio... non me la fa scotta. Pulisco la seppia finemente. Passando un po' di olio, a mano si aprono, vedi come si separano, come escono fuori dalla pellicola, vedi? Sì. Ecco.
la pellicola, poi la pellicola. E la butto via la pellicola, no, perché è rimasta solamente la pellicola, vedi? No, no. E queste sono le uova vere, vedi? Ecco. Metto un po' di peperoncino con i porri. Mi scoli la pasta? Sì. Vai. Semplice, no? Una seppia a crudo tagliata fine, uova di seppia, porri e voilà! Che bravo, perfetto, fratello! Mm. Ma roba! Guarda, è una bucaiola sassaiola spettinata, che buona! Per due porzioni di pennette con uova di seppia occorrono 250 g di pennette rigate, mezza seppia, uova di seppia, mezza scorza di limone grattugiata, un porro, olio. Pennette alla Radical Chic. Fate bollire le penne in pentola, intanto tagliate finemente la seppia. Mettete in un piatto le uova di seppia con un filo d'olio e mescolate con un dito fino a togliere la pellicola. Ritate il porro e fatelo soffriggere in padella. Aggiungete un po' di peperoncino. Scolate la pasta e saltatela con il porro. Unite le uova e la seppia. Paolo, senti, io ti ringrazio perché mi aspetta il peposo, dai, anzi... Oddio, scusa. Ci aspetta, tu andiamo, devi assaggiare. Andiamo. Ciao, io Paolo. Vi saluto. Ciao. Bravo, complimenti. La rifai? Ragazzi, pigliamo due porchette da dire una volta, no? Michela, guarda, siamo proprio arrivati quasi alla missione finale. Siamo vicino al Parco dell'Uccellino, ma sento già il sapore in bocca del peposo. Senti, senti, questo stufatino, il profumo del pepe. Ah, che meraviglia, che meraviglia. Michela, ancora con questi tarocchi. Fatti i tarocchi tuoi. Ma che fai, offendi? Testa a cavallo. Testa a cavallo, testa a cavallo, testa. Stavolta hai sbagliato. No, tarocchi non sbagliano mai, caro. Testa, testa. Non fai pieno. Chiediamo un po'. Salve. Buongiorno. Buongiorno. Noi si voleva vedere un po' qua al Parco dell'Uccellino, si voleva vedere. La palla anche Toscana. Sì. Hai visto? Il Parco dell'Uccellina. Il Parco dell'Uccellina lo chiamano, è noto come Parco dell'Uccellina, ma noi ci chiamiamo Parco Regionale della Marella. Beppe, tu? Alessandro. Senti, Alessandro, bene, tu sei un butter, no? Sì. Ascoltami, noi vorremmo visitare il parco, ci andiamo con la macchina. Però i butteri non ci sono qui, eh. Per ci arrivarci... andiamo con la macchina nostra? Ma mica con quella, eh. Scusa, Alessandro. Vai. Lo ridai? Sì, te lo ridò, va. Vai. Peccato, che sai, sono abituati al cappello, eh. Io sono praticamente il capo buttero. Il capo buttero? Quanti il capo sono buttero. I butteri qua? I butteri io ne ho quattro, che poi le vedremo giù, che stanno lavorando anche stamattina, come tutte le mattine. Dalle 7 del mattino partono per controllare tutto il bestiame, mare in mano, logicamente, equini e bovini mare in mani, allevati qui nell'azienda. E l'allevamento, diciamo, è uno dei compiti istituzionali che ha l'azienda per preservare questa razza dall'estinzione. Qui siamo in mezzo alle vacche maremmane. Scusa, Alessandro. Cioè, la vacca maremmana. La vacca maremmana fa parte di queste 5 R, diciamo, queste razze italiane da carne. Romagnola, canina, chianina, marchigiana, podolica e maremmana. E maremmana. Ma non c'è una stalla, niente. No, la stalla è praticamente questo bellissimo cielo, queste bellissime piante. Scusa, quindi queste prendono pochissimi, cioè si ammalano molto meno. No, queste non si ammalano. Di ottimi, quindi è sanissima la carne. Oltretutto è certificata biologica.
cuocaiolo è fiorentino, non è male. Oh, c'è mio ex fidanzato. Ma no! Ma ancora ci hai preso! Ma come hai fatto? Cosa? Ancora? Con i tarocchi! Che tarocchi? Io cosa ho detto? Testa! Testa, cavallo, cavallo, testa, cioè... Ma che ci fa qua? Ma che, cioè, no, dai, ma che sei una strega? Chicco! Loro. Ciao, Chicco. Chicco, ma che ci fai tu qua? Faccio un giro al cavallo con il buttero. Ma il buttero che funzione ha? Il buttero praticamente è conseguente all'allevamento. Per spostare questa mantia, per governarla, controllarla, ci vuole il buttero a cavallo. Sentite, volete che vi facciamo vedere come si sposta una mandria? Bravo, dai, fammi vedere. Questa è una novità, Chicco che sposta la mandria. Rolling, 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 rolling. Ma poi questi sono super cavalli, super addestrati, sono cavalli da lavoro, è un'altra categoria. Questi sono abituati a spostare le mandrie e la mandria, come si dice, è abituata a essere spostata, vedi? Le vacche già come si spostano tutte insieme. Rain and wind and weather, hell bent for leather, wishing my gal was by my side. Hit 'em up, rawhide, cut 'em out, ride 'em in, cut 'em out, ride 'em in rawhide. Senti Chicco, ma tu il cavallo lo porti sempre appresso? ma scusa, ma per la porti tu, no, dai. No, ma lascia sto cavallo per piacere. E vai a cavallo con i tuoi amici radical chic? Ma c'è di tutto qua. La differenza è Capalbio. Non so che cosa, Capalbio, la Maremma, anche altri comuni, in realtà sono dei piccolissimi comuni. La gente che viene qua è quasi tutta gente che vive sperduta in mezzo a questa campagna, no? E quindi è un tipo di vacanza molto particolare, cioè se qui cerchi una discoteca o cerchi di far casino la notte, cioè i miei figli adolescenti qua non ci vogliono venire, vogliono andare a Port Ercole. Io ho un po' freddo, mi porti al mare, per favore? Tu sei al mare? Il mare... Il mare è là dietro, ma in fondo. Ma ne ho piedi, dai, ne ho piedi. No, aspetta, ma dove piedi? Ma chiamo... è lungo. Mi trovo io un sistema per andare al mare, aspetta. Pronto? Senti, puoi venire a prendere dei miei amici che vorrebbero andare al mare? Io, ragazzi, vi saluto. Non vengo al mare, vado, torno a lavorare con una... Apposta il cavallo di buttare appresso? Esatto, certo, il cavallo sempre appresso. Va bene. Ciao, grazie. Arrivederci. Ciao, Chicco. Arrivederci. You say either, I say either, you say neither, and I say neither. Scusate, buongiorno. Sì. Siete voi gli amici di Chicco? Prego, passi. Noi siamo amici di Chicco, sì. Ecco, niente, allora vi accompagno io per andare al mare, se volete. Ma scusa, e chi comanda st'attrezzo? Non lo so mica io, questi due bei cavalli qua è una cosa meravigliosa. Prego, venite, salite pure. Dal mio amico Chicco mi aspettavo qualcosa di meglio, di più confortevole. Come ti chiami? Enrico. Enrico, ma lo fai di mestiere? If we call the whole thing off, then we must part. And if we ever part, then that mare, mare! Mare! So, if you like pajamas, I like pajamas. I'll wear pajamas, give up pajamas. Senti, io dovrei andare a cucinare il peposo. Buono, vengo anch'io. Com'è il peposo? Il peposo delle nostre parti lo fanno buono. Il peposo. Andiamo, vai, andiamo. Buongiorno, ciao Paolo, Paolo Tizzalini, il mago dei fornelli. Buongiorno, come ti chiami? Buongiorno, Emi. Emi, che piacere. Adesso spieghiamo il peposo. Paolo, vorrei sapere, prima di tutto, perché si chiama peposo? Il peposo si chiama perché viene arricchito da il pepe in grande quantità, però in chicchi che gli dà il suo sapore, ma non è aggressivo come quello in polvere. Cioè gli dà il profumo, ma non... è più digeribile. È più digeribile, giusto. Allora, non prima parte... facciamo il brodo. Sempre. Sempre col muscolo. Sempre col muscolo, con l'osso, perché il brodo, se non c'è brodo in cucina, è una macchina senza benzina. Praticamente noi prendiamo... il muscolo, vedi? Il muscolo. Ho tagliato prima a metà. Muscolo anteriore, non posteriore, eh? Benissimo. Che c'è una bella differenza. Sì. Perché anteriore e posteriore? Allora, i bovi che lavoravano e aravano, questo era il muscolo che avevo lavorato più di tutti. Infatti. Quindi più duro, più le gambe pigiavano. Esatto, più insanguato e quindi rosso e duro. Questa che carne è? Questa è... maremmana. Fai come tipo spezzatino, grande? Esatto, si taglia a tocchetti così. E le andiamo a mettere in casseruola? Bravo, si mette in casseruola. Tutto a crudo? A crudo. Perché sul blocco, ecco, vai. Io intanto metto
lo spezzati, sì, che brutto. Una volta messo questo, accendiamo il gas? Sì, allora, gas. Gas. Due chiodi di garofano, pepe in chicchi. Pepe, quantità normale, due, no, tre chiodi. No, esagera, perché tanto poi lo scanso. Uno spicchio di aglio a testa, rosmarino. E poi l'auto. Due foglie d'alloro che devono croccare. Niente croccare. Olio, come, no, mai? Olio. Qui ci vuole il vino. Vino come se piovesse. Ricoperto dal vino. Ricoperto dal vino, eh. Perché? Perché tu sai e tu mi insegni che il vino, i tannini del rosso, tolgono il grasso e sciolgono il grasso grasso. Vedrai che a fine questo piatto è come avrai, come se fosse con l'olio, ma non c'è olio. Ho capito, scusami, ma non sentiamo il vino poi sul finale? No, perché evapora, la parte alcolica evapora sempre. Si incoperchia e quando si abbassa il vino, questo succederà fra un'ora, si aggiunge brodo. Emi, ma che stai facendo qui? Questo fa bruscolire il pane per dopo metterlo insieme al preposto. Paolo, ecco, il brodo. Il brodo io ho usato l'osso della sala, ok? Ho un pezzetto di muscolo e un pezzetto, diciamo, di grasso e magro del sodo di spalla. Eh beh, giusto, e sono le parti più saporite. Però se è paraculo perché vedo le macchie d'olio. Te lo giuro sulla testa dei miei figlioli, qui non c'è olio. Questo è il grasso. Sempre il brodo e poi si fa andare, questa volta si scoperchia perché fino adesso è stato incoperchiato. Adesso hai messo il brodo, quanto, sì, tempo di cottura? Allora dobbiamo fare evaporare il brodo, dobbiamo ancora avere un'ora di tempo. Mettiamo il coperchio e aspettiamo un'ora. Vai, mi metti, okay, il coperchio? Sì, sì. Dov'è? Eccolo qua, grazie. Vai. Paolo, siamo quasi arrivati allora. Sì, sì. Eccoci qua. Un altro segnale che ci dice quando il piatto è fatto, quando si arriva ad avere questo, lo stecco del rosmarino bianco, così il piatto è fatto. Mamma mia, e perché costruire il pane? Perché il pane era quello che sostituiva il piatto e si mangiava il desco è famoso. Giusto, è giusto, pane. È giusto. Quindi giusto. Questo si serve su un... Oh, eccomi qua! Michela, mai fregato! Ma no, scusa, Questa è la nostra missione? Scusa, sì, ti presento Paolo Tizzanini. Ciao, Paolino. Mi piacere. Ciao, Paolino. Paolo è fortissimo. Emi, vieni qua, Emi, perché ti nascondi? Piacere. Emi. Ciao, ciao. Il peposo maremmano. Mezzo litro di brodo di carne. 250 grammi di muscolo anteriore di vacca maremmana, due chiodi di garofano, pepe in chicchi, uno spicchio di aglio a testa, un rametto di rosmarino, due foglie d'alloro, vino rosso, pane toscano affettato. Per un buon peposo maremmano preparate un brodo con osso, muscolo e grasso di vacca maremmana. Tagliate a tocchetti la carne e mettetela in una casseruola. Unite i chiodi di garofano, parecchio pepe, l'aglio, il rosmarino e l'alloro. Ricoprite tutto con il vino rosso, coprite con un coperchio e lasciate cuocere fino a che il vino si ritira. Per circa un'ora, nel frattempo abbrustolite le fette di pane. Aggiungete il brodo in casseruola e fate cuocere ancora fino a che il rametto di rosmarino rimane bianco e senza foglie. Il peposo va servito rigorosamente sul pane, quindi impiattate disponendo le fette abbrustolite e sistemate sopra i pezzi di carne. E allora qui noi abbiamo fatto il... L'impepata dei cozze? Il peposo. Ah, il peposo, scusa. Il peposo è un piatto storico della cucina toscana e quindi. Scusa, l'alloro lo possiamo togliere? No. No, ci manca. Ma potrà essere stato mangi. Questo è il piatto che si porta in tavola con il pane toscano appena passato in griglia, grigliato, sì, il sughino del peposo, il peposo sopra e non si accompagna con niente se non con erbe, che allora erano le erbe, o con una composta di pere, perché allora non c'erano le patate, né pomodori, né fagioli, perché si parla sempre di prima della scoperta dell'America. Oh, versione compiuta? Sì. Versione compiuta? Versione compiuta? Vai. Versione compiuta? Vai. Versione... Assaggialo per piacere, assaggialo. Perché questo... Ma pensa... Vabbè. Grazie, sì, ma non mangiare tutto, perché è un assaggio. Sono esagerare, per piacere. Guarda se lo fa posare. Guarda. Dai. Ma perché è venuto così scuro? Perché è proprio cotto nel vino rosso. Però non si sente neanche... Adesso più. Però, anche questa missione compiuta, che facciamo adesso? No, adesso, guarda. Il metro occhio, che ci fai tu? Stavolta ce l'ho io. Eremita! Sai, ti dico che la prossima volta vado da solo! Che
periodo. Perché devo piangere? Spaghetti, pollo. Questa settimana abbiamo fatto un tour gastronomico molto radical chic. Dalle pappardelle al cinghiale al mirto di Capalbio, dall'anguilla in umido al formaggio con le pere, molto radical, e dal peposo maremmano alle pennette in barca con seppia e uova di seppia crudo. Tre chic! E voi? Come renderete chic il pranzo domenicale? Mi resta solo un